Ripetiamo ancora gli stessi concetti con quest'altro disegno. Punto di vista del treno, K', punto di vista della stazione, K. L'orologio a specchi di Einstein è sul treno e lo tiene O'. Questo è l'orologio di O', che segna l'istante in cui parte il raggio luminoso e l'istante in cui il raggio luminoso viene riassorbito dallo specchio inferiore. Questo settore colorato in rosso è il tempo proprio, l'intervallo delta T0, essendo un intervallo di tempo misurato da uno stesso orologio, l'orologio primo che sta nel treno. La durata di questo tempo proprio è 2D su C, essendo D la distanza tra gli specchi. Questo invece è il punto di vista della stazione, dove il raggio di luce percorre una traiettoria obliqua. La percorre sempre alla velocità della luce C, perché questo è uno dei postulati della relatività, cioè la velocità della luce è la stessa in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Però il tragitto è più lungo, quindi è ovvio che il raggio di luce, andando sempre alla stessa velocità C di prima, però dovendo percorrere un tratto più lungo, impiegherà più tempo. Questo tempo è il tempo, l'intervallo di tempo non proprio, delta T, misurato dalla stazione, che per misurarlo deve far uso di due orologi diversi A e B. È questo che distingue un tempo non proprio, perché va misurato con due orologi diversi, rispetto a un tempo proprio che invece si misura con un orologio solo. Il tempo non proprio è dilatato di un fattore gamma rispetto al tempo proprio. Vediamo infatti che la lancetta dell'orologio B rispetto all'orologio A nel momento in cui partiva il raggio di luce, invece l'orologio B registra il riassorbimento del raggio di luce da parte dello specchio inferiore, vediamo che l'orologio B segna un tempo maggiore rispetto all'orologio primo. Lo capiamo dal fatto che la lancetta ha descritto un settore più ampio, questo colorato in verde rispetto a quello colorato in rosso. Qui c'è la dimostrazione che la dilatazione avviene del fattore gamma. Infatti, delta T è l'intervallo di tempo che trascorre alla stazione tra l'emissione del raggio di luce da A e il riassorbimento da B. Quindi abbiamo delta T mezzi all'andata, delta T mezzi al ritorno. Le dimensioni trasversali e in particolare la distanza tra gli specchi D rimane inalterata perché è trasversale alla velocità V del treno. La lunghezza del tratto AM si calcola a velocità per tempo, la velocità è quella della luce C, il tempo impiegato dal raggio di luce è metà di questo delta T, quindi è delta T mezzi. E quindi abbiamo questa formula. Ma è anche vero che questo tratto AM lo posso calcolare con il teorema di Pitagora su questo triangolo, quindi abbiamo i due cateti, dove in particolare questo cateto è V delta T mezzi, perché è la strada che percorre il treno, in particolare lo specchio inferiore, in un tempo pari a delta T mezzi viaggiando alla velocità V. Questo è il tratto V delta T mezzi, da qui a qui. Da questa equazione implicita in delta T troviamo delta T, cioè l'intervallo di tempo che trascorre secondo la stazione. E si trova che è gamma delta T0 facendo i calcoli. Se per esempio il treno viaggia al 70% della velocità della luce, il fattore gamma risulta circa 1,4. E quindi l'intervallo di tempo non proprio misurato alla stazione risulta dilatato di un fattore 1,4 rispetto all'intervallo di tempo proprio delta T0 misurato nel treno. Un altro modo per ricavare la formula della dilatazione relativistica dei tempi è di considerare soltanto la componente verticale della velocità del raggio di luce dal punto di vista della stazione. Questo infatti è dal punto di vista della stazione, questo è il raggio di luce e questa è la sua componente verticale che viaggia a C2-V2 sotto radice. Infatti l'altra componente della velocità della luce alla stazione è la componente V, cioè la velocità del treno. Dunque, dal punto di vista della stazione, la distanza D rimane la stessa tra gli specchi, però la luce, la sua componente verticale, corre dallo specchio inferiore a quello superiore con una velocità verticale ridotta e quindi impiega un tempo per percorrere andata e ritorno questa distanza D, data da 2D diviso non più C, come era nel treno, dove la velocità della luce era C, e la luce correva in verticale, ma diviso C2-V2, cioè diviso questa componente verticale della velocità della luce, che è ancora C, ma la componente verticale del raggio che fa avanti e indietro è ridotta, è questa componente qua. Quindi facendo i calcoli ritroviamo gamma delta T0.